L'Angelicum, la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, ha ospitato il convegno internazionale promosso in preparazione del Sinodo sulla famiglia. Permanere nella verità di Cristo, questo è il titolo del convegno al quale sono intervenuti diversi cardinali e alcuni tra i protagonisti del prossimo sinodo, come il cardinale Carlo Cafarra, arcivescovo di Bologna. Al centro degli interventi ovviamente ci sono stati la famiglia, l'indissolubilità del matrimonio e i modelli familiari alternativi, come le unioni omosessuali. A moderare l'incontro Riccardo Cascioli, direttore della Nuova Bussola Quotidiana e Il Timone, testate cattoliche che insieme all'Omnubo, DHI e le Info Vaticane hanno organizzato l'iniziativa. Cascioli, in apertura del suo intervento, ha ricordato subito le parole di Papa Francesco, che di recente ha affermato che la battaglia più grande del nostro tempo sarà la battaglia sulla famiglia. Anche per questo, alla fine dell'incontro, è stato presentato dinanzi ai partecipanti al convegno un appello ai padri sinodali. Il primo a prendere la parola è stato il cardinale Cafarra, che ha espresso le sue considerazioni sull'Instrumentum Laboris, ma sentiamo qualche stralcio del suo intervento. Qual è la principale sfida che oggi il mondo occidentale lancia alla Chiesa cattolica riguardo al matrimonio e alla famiglia? Mi sembra che sia la seguente: il matrimonio e la famiglia sono costruzioni puramente convenzionali, delle quali si può fare anche senza. La sfida che la Chiesa lancia la si potrebbe dire con queste parole: vedete, guardate, l'uomo e la donna hanno ricevuto da Dio in Cristo il dono della coniugalità, la quale risponde adeguatamente al desiderio del cuore dell'uomo e della donna. E com'è che lancia questa sfida la Chiesa? Prima di tutto nelle con la vita degli sposi che vivono santamente. Non il matrimonio ideale che non esiste, ma la semplice verità quotidiana del loro stato coniugale. Perché, come diceva San Tommaso, prius vita quando trida, vita eni ducit ad assientiam veritatis. Prima della dottrina c'è la vita. È la vita, infatti, che ci conduce alla conoscenza della verità. Grazie. Su cosa bisognerà concentrarsi presentare soprattutto? La bellezza e la grandezza del matrimonio cristiano, non come un ideale, no? Non come una legge, ma come un dono che Gesù fa ai battezzati, all'uomo e alla donna se lo vogliono, un dono, no? Lui glielo fa questo dono di amarsi, no? Ecco, per sempre, no? In maniera fedele, aperta alla vita, no? E questa è la cosa bella, no? Tutte le nostre miserie di fronte a questo sole della misericordia di Dio, in un certo senso sono come la neve, subono il sole e si scioglie. Dopo il cardinale Cafarra ha preso la parola il cardinale Raymond Leo Burke, che ha esordito affermando che il matrimonio è sotto attacco già da molti decenni, ma che oggi confusioni ed errori sono entrati nella Chiesa e sono diventati evidenti nella terza sessione del Sinodo del 2014. Proprio la dottrina che sta alla base di questo sacramento è stata una delle tematiche al centro dell'intervento del cardinale Burke. Sentiamo. Il matrimonio è una realtà naturale e fa parte della creazione di Dio. Alla sua istituzione, Dio lo ha dato delle caratteristiche naturali: un'unione tra un uomo e una donna che è esclusiva, permanente e aperta alla vita. Un'unione che manca o esclude una di queste proprietà non è un vero matrimonio nel senso naturale. Per concludere, nell'attuale situazione, la testimonianza della Chiesa allo splendore della verità del matrimonio deve essere limpida e coraggiosa. Una parte, forse minima, ma certamente essenziale, è il rispetto per l'aspetto giuridico del matrimonio. È impossibile
che la Chiesa salvaguarda e promuove la vita matrimoniale senza osservare la giustizia, senza la quale non ha senso di parlare dell'amore, che è l'essenza del matrimonio. Sarebbe assurdo asserire un potere del Romano Pontefice sopra la legge divina. Al convegno ha preso parte anche il professor Stefan Kampowski, docente di antropologia fisica presso l'Istituto Giovanni Paolo II. Ecco come ci ha risposto. La motivazione profonda di questo attacco può darsi che si trova anche in certe ideologie. All'inizio c'è il marxismo che voleva fondamentalmente smontare tutta la società come la conoscevamo, cominciava qui un attacco frontale alla famiglia. Oggi si nota una tendenza diversa, si nota che tutti sono per la famiglia, tutti vogliono famiglia, quello è un diverso approccio. Il problema è che se tutto è famiglia, allora niente è più famiglia, se una relazione qualsiasi tra due uomini e tre donne, o solo tra due uomini, si chiama poi famiglia, non è più niente famiglia.